Benvenuti a una nuova puntata di Overtime Sport. Nel nostro sommario, il basket in Serie B, sconfitte per Basket Scauri e Oasi di Cufra. In Serie C Gold è stata rinviata la gara della Fabiani Formia. In Serie C Silver, il Meda Basketball Formia corsara sul parquet del St. Charles, mentre è rinviata a domani la gara del Basket Serapo 85 con il Vigna Pia. Nel volley in Serie B1 la Volley Terracina cede netta all'H Montella, in Serie B2 la Pallavolo Minturno sconfitta a Cerignola, in Serie C prima sconfitta per la Pallavolo Fondi dopo 12 vittorie consecutive. Pallamano Serie A1, il Gaeta Sporting Club si arrende al Città Sant'Angelo, sconfitta a sorpresa per l'HC Fondi. Nel nuoto la Serapo Master continua con l'abbonamento a 18 podi. In apertura, presentato presso la libreria Mondadori a Roma, davanti a un folto pubblico con tante personalità della pallacanestro e semplici curiosi, il libro La leggenda del basket di Mario Arcieri, edito da Baldini Castoldi. Mario Arcieri, giornalista del Corriere dello Sport, esperto di basket e creatore di un corso universitario di giornalismo sportivo, è stato anche ospite delle nostre telecamere. Nel suo libro ha raccontato oltre 120 anni di storia, dalle notti di Springfield agli europei del 2015, l'evoluzione del basket NCAA e del basket NBA, la storia, lo sviluppo del tecnico della pallacanestro, sia italiana che europea e mondiale, i grandi giocatori, gli allenatori di ogni epoca e le loro imprese, la cronologia anno per anno dei momenti più salienti, la filmografia del basket, emozioni anche al cinema, presentata il libro presso la libreria Mondadori, come dicevamo prima, l'autore ha descritto le emozioni provate nello scrivere di basket. Presenti, oltre l'autore stesso, il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, il dottor Gianni Petrucci, e il professor Antonio Lombardo, ordinario di storia dello sport presso l'Università di Roma Tor Vergata. Passiamo ora al basket. Il basket di Serie B si ferma a Palermo, la striscia positiva del Basket Scauri, che esce sconfitto dal parquet siciliano per 79-73 dalla Nuova Aquila Palermo, in una gara equilibrata e combattuta fino al suono della sirena. Sconfitta anche per l'Oasi di Cufra, che cede di misura 92-90 al Fanalino di Coda Venafro. Nel prossimo turno le due squadre pontine cercheranno sicuramente il riscatto, il Basket Scauri ospitando le Stelle Azzurre Roma, mentre l'Oasi di Cufra ospiterà il Computer Gross di Empoli. In Serie C Gold, come dicevamo anche nel sommario, è rinviata al prossimo 6 marzo la gara della Pallacanestro Fabiano Formia contro la Lazio Pallacanestro Riano. In Serie C Silver chiude con una vittoria il girone di andata il Meda Basketball Formia, che batte il St. Charles per 71-78. Gli uomini di Dirocco conducono in vantaggio quasi tutto il match, arrivando fino a un più 28, che faceva pensare ad un finale in discesa. Invece i ragazzi del St. Charles nell'ultimo quarto rimontano fino a un pericolosissimo meno 6, ma i formiani, con un Odone sempre più leader e con una batteria di lunghi davvero inarrestabile, portano a casa la 16ª vittoria su 17 incontri disputati. Sentiamo l'intervista a coach Gianni Dirocco e al direttore generale Tartaglione. Siamo con il mister Dirocco e con il direttore generale Tartaglione all'indomani dell'ultima di campionato, un'altra vittoria. Era importante battere anche il St. Charles per girare in vetta alla classifica. Sì, era importante perché i successi stagionali si costruiscono soprattutto con questo tipo di partite, che apparentemente non sono tanto motivanti, ma poi valgono due punti
come tutte le altre. Quindi bene così, vittoria un po' sofferta, ma due punti ben conquistati. Tre tempi ad alto livello e un quarto con un po' troppa sufficienza? Ma io ho già dichiarato che questo tipo di partite sono, direi, fisiologiche nell'ambito di un campionato così lungo come quello nostro. Quindi pertanto credo che bisogna saperle accettare. Non possiamo giocare sempre al massimo, sempre per quattro tempi e schiacciare in maniera esagerata gli avversari, quindi piccole situazioni di rilassamento vanno contemplate come fisiologiche, ecco. La sosta del prossimo turno arriva per far tirare il fiato? Alla sosta relativamente, perché noi giovedì andremo a Isernia contro l'Isernia di Serie B a fare un'amichevole, poi ne avremo un'altra la settimana entrante prima di riprendere contro il Panfili. Anzi, sarà un riposo per domenica, non avremo l'adrenalina della partita, ma poi la settimana sarà piena e pertanto un riposo mentale sì, però lavoreremo comunque sodo come nostro stile. Con il direttore Tartaglione, insomma, girare il campionato in vetta e con un discreto vantaggio era quello che volevate? Sì, era quello che avevamo bene o male prefissato all'inizio stagione. Stiamo girando con 15 vittorie e una sola sconfitta, siamo soddisfatti. Dobbiamo solo mantenere, ecco, la concentrazione sempre alta, perché il girone di ritorno sarà difficile, sarà molto difficile. Abbiamo tante trasferte insidiose e quindi dobbiamo sempre comunque tenere la concentrazione molto molto alta. Il problema con il nuovo acquisto che poi ha lasciato diciamo la squadra, la società pensa di tornare sul mercato? Ci stiamo guardando intorno, non vi nascondiamo che ci stiamo guardando intorno, ancora non abbiamo niente di concreto in mano, però stiamo valutando delle ipotesi. Secondo lei, vista anche il cammino della squadra, il roster è sufficientemente completo? Il roster è sufficientemente completo e lo dice il campo in questo momento, però ecco, forse in metà stagione un innesto potrebbe essere una botta di vita, dai. Diciamo che gli innesti che ci sono stati, a partire da Angelo Done, che è diventato oramai il leader di questa squadra, vi hanno dato un cambio di marcia. Angelo viene da due campionati molto importanti, ha vinto l'anno scorso con Scauri, ha vinto una Coppa Italia, ha vinto il campionato, quest'anno aveva iniziato bene anche a Scauri, poi tutti sapete i motivi per i quali è approdato qui con noi a Formia. Certo, Angelo è stata una scelta importante per noi, molto importante. Nel prossimo turno Rodriguez e compagni osserveranno il loro turno di riposo. Rinviata invece a domani, lo dicevamo anche nel sommario, la gara del basket Serapo contro il Vignapia su richiesta proprio della squadra padrone di casa. Dalla pallacanestro alla pallavolo, in Serie B1 femminile, girone D, terza vittoria consecutiva dell'H Montella che batte 3-0 la Volley Terracina, che resta nel match solo nel primo set, chiuso 26-24 per le Irpine. Buona la partenza delle Pontine, che si portano subito in vantaggio, ma dopo il primo time out le padrone di casa recuperano lo svantaggio e chiudono il set appunto sul risultato di 26-24. Nel secondo e nel terzo set le padrone di casa impongono il loro gioco e chiudono i parziali con un 25-11 e un 25-15, suggellando una vittoria netta. Nel prossimo turno le terracinesi ospiteranno la terza in classifica Volley Casal de Pazzi, che per riprendere la corsa verso le zone alte della classifica.
In Serie B2 femminile, girone H, netta sconfitta della Pallavolo Minturno in terra di Puglia. Le ragazze di Mister Ciuffo vengono travolte 3-0 dal Cerignola. Dopo un primo set abbastanza equilibrato, chiuso sul 25-21 in favore delle padrone di casa, le rossoblù vengono travolte nel secondo set racimolando solo 9 punti. Le pontine provano la rimonta nel terzo parziale, che però le pugliesi chiudono sul 25-23. Con questa sconfitta le minturnesi restano a quota 20 e scendono al quinto posto, superate nuovamente dalle ciociare dell'Assitec 2000, battute nella gara precedente, e nel prossimo turno affronteranno una nuova trasferta in casa del Centro Cos Potenza, squadra che segue le minturnesi a 4 punti di distacco. In Serie C, sempre femminile, dopo 12 vittorie consecutive arriva la prima sconfitta per la Pallavolo Fondi. Dopo un brutto inizio le fondane si portano sull'1-1 con un buon secondo set. Con un ottimo terzo passano addirittura in vantaggio per 2-1, ma a questo punto subentra la stanchezza e le ragazze si piantano sulle gambe, cedendo il quarto set 25-13 e alla fine cedono anche il tie break 15-11. 12 vittorie su 13 gare comunque sono sicuramente un bottino di tutto rispetto che all'inizio del campionato nessuno avrebbe pronosticato. La pausa servirà alle ragazze fondane proprio per recuperare le energie fisiche e mentali e tornare in campo più forti e decise di prima. Dalla pallavolo passiamo alla pallamano. Continua la striscia negativa dei risultati della Lupo Rocco Gaeta, che dopo la sconfitta nella gara di recupero contro il Team Network Albatro deve arrendersi anche al Città Sant'Angelo, al termine di una gara in cui i biancorossi sembra riuscire a rimanere in scia solo per il primo tempo. Nel secondo tempo, come è accaduto in altre occasioni, cedono di schianto come se si spegnesse la luce, lasciando la gara in mano agli ospiti. Con questa sconfitta i ragazzi di Coccionelli salutano definitivamente e matematicamente la possibilità di raggiungere il quinto posto, posizione occupata proprio dagli abruzzesi, che invece accorciano le distanze sul Fondi e sull'ultimo posto utile per l'accesso ai playoff. Orfana di Deda e bloccato dall'influenza, la formazione gaetana in un primo tempo trascinata dalle reti del solito Filic gioca quasi alla pari con gli abruzzesi, ma nel secondo tempo, dopo 10 minuti giocati sulla scia del primo tempo, quindi una gara che sembrava essersi messa più o meno bene per la squadra gaetana, si spegne definitivamente la luce e col passare dei minuti il Città Sant'Angelo dimostra di essere una formazione molto più quadrata, compatta e rapida, e giocando sulla velocità dei propri giocatori allunga il distacco e porta a casa il risultato finale. Tra le note positive per i biancorossi, in una serata sicuramente da non ricordare in maniera particolare, l'impegno della giovanissima ala Francesco Saverio Florio, classe 99, campione d'Italia con l'Under 20 lo scorso anno e autore di due reti. Probabilmente Coccionelli ha trovato finalmente un giocatore di ruolo per il ruolo dell'ala, che è stato il punto e la nota dolente di tutto il campionato del Gaeta Sporting Club. Vediamo il servizio e le interviste post gara a cura di Luca Masiello. E diciamo che questa partita è stata più sentita delle altre, infatti noi non vedevamo l'ora di fare un ritorno con loro per vedere le nostre forze effettivamente come stavamo, perché all'andata sinceramente non l'abbiamo proprio giocata e quindi ognuno di noi aspettava questo ritorno per dare il massimo, per vedere se effettivamente la partita dell'andata era effettivamente non è stata proprio giocata. Niente, forse troppo agonismo messo in campo per dimostrare che potevano starci dietro a una squadra organizzata, una squadra che si conoscono da tanto, una squadra che non è anche lo straniero, quindi esprime una pallamano molto veloce, forse è la squadra che gioca le prime e seconde fasi molto veloci e questo ci ha messo in difficoltà. Loro cercano sempre di giocare senza difesa schierata, quindi effettivamente diamo un plauso al Città Sant'Angelo, una squadra veramente organizzata anche da un bravo mister come mister D'Arcangelo, mio collega che conosco benissimo per i miei passati in Abruzzo, quindi
Poi per non dire, anche il portiere oggi ha sfoderato una grande prestazione, Mariotti, e quindi per noi siamo arrivati a starci dietro fino anche ai primi 10 minuti, diciamo, il secondo tempo. Poi dopo si sono allungate le squadre e non c'è stato più niente da fare. Sì, sapevamo che era una trasferta dura, campo storicamente ostico, però piano piano siamo usciti fuori, col tempo, col secondo tempo, con la difesa dura, contropiedi, buon attacco, siamo riusciti a portare questa vittoria, che era fondamentale per noi per il proseguo del campionato. Ecco, voi che teoricamente fate la corsa sul fondi quarto per l'ultimo posto playoff, virtualmente potreste essere a -2 perché avete -5 ma una gara in meno, però è tutto ancora da giocare. Sì, puntiamo a questo quarto posto, ce la giochiamo, giochiamo partita per partita e vediamo dove arriviamo. Sconfitta a sorpresa per l'HC Fondi ad opera dell'Enna, che supera i fondani 34 a 33 dopo i tiri di rigore. Il tempo regolamentare si era chiuso sul 29 pari. Con questa sconfitta i fondani vedono avvicinarsi proprio il Città Sant'Angelo, diretta concorrente per il quarto posto, ultimo posto, come dicevamo prima, per l'accesso ai playoff. Nel prossimo turno la Lupo Rocco Gaeta andrà a far visita alla Lazio, ancora a secco di vittorie, mentre il Fondi avrà un'altra gara difficile, quella contro il Team Network Albatro, la squadra siciliana che sta dimostrando di essere una squadra in grande spolvero. Lo scorso weekend si è giocato anche il campionato di Serie B di pallamano e per il Cus Cassino Gaeta Handball 84 una vittoria in trasferta con l'Under 16 nel campionato di categoria ed una sconfitta di misura in casa per la prima squadra. Vediamo il servizio e le interviste a coach Viola e a Ciano Cosmo ad opera di Felice Pantanella. Antonio Viola, al termine del match qui con la Virtus Roma, fra Cus Cassino e Gaeta 84 e Virtus Roma, terminato con un gol di scarto, ma la partita è stata molto tirata, quindi raccontami un attimo in questa gara. No, in realtà abbiamo perso la testa, non essendo più abituati a giocarsi le partite punto a punto, abbiamo fatto un errore grosso come una montagna, proprio enorme, perché non si può stare a 2 minuti dalla fine un gol avanti e giochiamo noi in velocità perché vogliamo uccidere la partita. Lì manca proprio la caratura mentale, cioè siamo andati a tirare quando non dovevamo tirare, siamo andati a accelerare sul gioco quando non lo dovevamo fare. Però già esserci ricompattati, il ritorno di Luigi La Monaca e tutto quanto, sicuramente ci daremo filo da torcia. Adesso tutti ci dovranno temere, prima eravamo la Cenerentola perché giocavamo con tutti i ragazzini, adesso sicuramente cambia la mentalità e tutto quanto. Parlami un attimo di questo secondo match, mi sembra che stai giocando appunto in pianta stabile, questa partita di oggi come l'hai vista? Sì, vabbè, innanzitutto buonasera, sì, è la seconda partita che ho il piacere di essere ritornato in campo, insomma, quindi ringrazio comunque tutti i ragazzi, tutta la squadra e il mister. E questa partita è stata una partita combattuta, il momento saliente è stato insomma nell'ultimo quarto d'ora dove, ecco, appunto a 10 minuti dalla fine sul risultato di parità abbiamo avuto l'occasione di 2 o 3 contropiedi non sfruttati a favore nostro e quindi naturalmente da quel punto poi la partita si è messa in salita, però insomma nonostante tutto sono contento della prestazione dei ragazzi, dei molti giovani che erano in campo anche questa sera. Sicuramente ci sono stati margini di crescita rispetto all'inizio campionato e quindi vedo in prospettiva un buon fine campionato da parte di tutta la squadra. Passiamo adesso al nuoto, ancora un risultato di prestigio per la Serapo Sport Nuoto Master alla 6ª edizione del trofeo del Buon Convento, un trofeo nazionale che si è svolto lo scorso weekend a Cortona. La squadra di Mister Pasciuto ha portato a casa altre 18 medaglie, dimostrando di essere abbonata a questo numero 18 che tanto porta fortuna ai nuotatori gaetani.
I ragazzi, pur se in fase di carico, si sono comportati splendidamente, ha dichiarato mister Pasciuto, dimostrando una dedizione assoluta alla squadra, sacrificandosi per ottenere questo risultato. Questi podi, conclude il mister, li dedichiamo al nostro indimenticato Pierino Palumbo, che proprio in questi giorni di 11 anni fa, purtroppo, lasciava questo mondo. Passiamo ora dalle piscine alla strada per l'atletica. Si è svolta la domenica scorsa a Sant'Antonio Abate in Campania la 15ª edizione della maratonina di Sant'Antonio Abate proprio. Le nostre telecamere hanno seguito la gara. Vediamo il servizio e le interviste a cura di Giuseppe Capuano. Domenica 24 gennaio, oltre 1500 atleti provenienti da tutta la Campania si sono dati appuntamento in una splendida cornice di sport offerta dalla 15ª edizione della maratonina di Sant'Antonio Abate. La competizione, che da anni si affaccia in maniera sempre più preponderante nel panorama podistico nazionale, è un connubio perfetto di organizzazione, manifestazione sociale e sportiva. Il percorso si estende nella pianura sovrastata dalla catena dei Monti Lattari, culminante nella penisola sorrentina con la vetta del Faito, offrendo ai podisti uno scenario splendido, naturale, anche se impegnativo perché fatto di diversi dislivelli. A vincere questa 15ª edizione, con il tempo finale di 30 e 20 secondi, Hicam Boufarz, portacolori del team International Security Service. Il magrebino non ha avuto una gara facile, grazie all'impegno dell'atleta campano Giulio Iannone, secondo al traguardo, con il tempo di 30 e 54. Chiude il podio in terza posizione El Jebli, dell'Enterprise Sport and Service, con il tempo di 31 e 18. In campo femminile, la vittoria è andata a Ben Lafkir, con il tempo di 34 primi e 37 secondi, della Caivano Runners, seconda Bruciano Loredana a 39.02 dell'Atletica Versano, ed a chiudere il podio in terza posizione Palomba Filomena, con il tempo finale di 39.07 della Nikaios. Per la classifica a squadre, la vittoria è andata agli amatori frattese. Salve, buongiorno a tutti, che dire, è un piacere parlare attraverso la telecamera di Telegolfo. Che dire, è stato un bel evento a testimonianza ovviamente di tanto lavoro che ci ha dato la possibilità di ospitare 1600 partecipanti. Ma un plauso va alla città di Sant'Antonio Abate, e non è un patto politico, devo dire la sincera verità, un plauso va anche all'ente comune, alle forze dell'ordine di Sant'Antonio Abate, che ci hanno dato la possibilità di avere due palestre, uno spazio immenso per poter accogliere tutti i partecipanti. Che dire, vi aspettiamo il prossimo anno, il team Daniel sicuramente si darà da fare per fare la 16ª edizione. Un grazie a tutti i telespettatori di Telegolfo, che dirvi, all'anno prossimo, grazie. Era questo il nostro ultimo servizio, vi ringraziamo per averci seguito anche questa settimana, vi ricordiamo di rimanere sempre sintonizzati sul nostro canale RTG Telegolfo per seguire tutto lo sport del nostro territorio, e diamo appuntamento a voi telespettatori alla prossima settimana. Thank you.